Siamo a distanza di sicurezza, ma con piacere, la prima volta su swimbiz.it con Paolo Zizza, commissario tecnico del Sette Rosa. Buongiorno Paolo, ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Senti, Zizza, che no, mi fa piacere perché sempre con la Z, poi tu sei un rivoluzionario. Allora sfidiamo meglio perché ieri hai compiuto, sei nel 68, 52, sono del che 68 e siamo coetanei e entrambi. siamo coetanei. Bella Bella annata quella, eh? annata, bella annata. Rivoluzionario perché allora la battuta mi sorge quasi spontanea, bisogna essere un po' rivoluzionari per prendere in mano questo Sette Rosa di questi periodi, per due motivi, perché primo abbiamo affrontato una situazione storica mai successa, quella del coronavirus, e poi perché evidentemente le aspettative su questa squadra sono altissime, quindi bisogna avere, diciamo, qualcosa da cilindro magico, o dico male. No, assolutamente, il Sette Rosa è sempre stata una squadra prestigiosa, ha fatto sempre chiaramente risultati pazzeschi, per cui è un onore, un onere chiaramente guidare questo Sette Rosa, però sono contento di questa opportunità ricevuta dalla Federazione Nuoto, per cui non vedevo l'ora chiaramente di cominciare questa mia nuova esperienza. Senti, tu sei napoletano, Sì. tradizione napoletana della pallanuoto, canottieri Napoli, sei stato giocatore, hai allenato, ma un po' scaramantico sul 17 di quel 17 gennaio che bisogna andare a giocare a Trieste per le Ma a me è un numero che porta molta fortuna, qualifiche. Ah, per beh, cui allora diciamo mettiamola senza così. sono molto contento del 17, per cui scaramantico lo sono, ma nella giusta misura, e il 17 è un numero che a me ha portato sempre bene. Senti, ma e poi giocare in casa a Trieste? Ma ripeto, al di là del discorso del fattore campo, in questo momento nel settore femminile c'è un equilibrio pazzesco, per cui ci aspettiamo chiaramente una grande spinta del pubblico di Trieste per supportare questa manifestazione così importante e delicata e cercare di fare di tutto per strappare il passo olimpico. Senti, tu hai esperienza con le donne, certamente perché sei stato secondo, perché comunque non arrivi così catapultato all'ultimo momento, però certamente sei più da uomini. Quali sono le criticità? Diciamocele tutte con le donne, perché poi alla fine della fiera si dice sempre è allenare un gruppo di fanciulle, non è così semplice, è sempre, ci sono appunto delle particolarità, e quali sono secondo te? Ma nel costruire chiaramente una squadra sia maschile che femminile ci sono tante situazioni chiaramente da tenere presente. Per quanto riguarda l'ambito femminile, quello che ho notato da quando faccio questa esperienza, loro sono di una precisione pazzesca che vogliono sapere tutto nei minimi dettagli, per cui tante volte succede che poi dopo il dettaglio può andare in una certa direzione e perdere un po' di vista qual è la situazione, però sotto tutti gli altri aspetti sono di un professionismo pazzesco dove veramente non lasciano nulla a caso. Paolo, i prossimi mesi tutti qua a Ostia, qui praticamente un collegiale quasi continuo, tranne un passaggio, mi raccontavi prima, a microfoni spenti a Roma. E poi dopo cosa succederà a settembre? E allora, noi faremo il prossimo collegiale dal 13 luglio al 7 agosto, faremo la prima parte qui ad Ostia, poi ci spostiamo per 5 giorni a Roma. Rientriamo di nuovo qui ad Ostia per ultimare la programmazione. Dopodiché a settembre si spera che ripartano chiaramente tutti i club con la programmazione, perché poi faranno allenamenti proiettati per la ripresa del campionato. Nel frattempo noi faremo la nostra attività federale strutturando alcuni collegiali, con la speranza che questo Covid ci consenta chiaramente di ripartire al massimo e non fermarci più. Senti, il modello Zizza cosa prevede? Tanti inserimenti, giovani, siamo protesi al futuro con le nuove generazioni, o pensi che comunque anche un po' di senatrici siano efficaci per amalgamare bene la squadra? Ma io penso che comunque il giusto equilibrio è sempre fondamentale nella costruzione di squadre importanti, per cui se le motivazioni sono alte da parte delle senatrici e quindi la spinta dietro deve essere ancora più forte delle giovani, deve essere un mix fondamentale per fare un grande Sette Rosa. Quindi calma e gesso sostanzialmente, però inseriamo subito i razzi. Forza Assolutamente, c'è da lavorare e andare a mille perché la qualificazione è dietro l'angolo. Sette Rosa, forza pallanuoto e Grazie. incrociamo tutte le dita possibili. Grazie a te, grazie a tutti, incrociamo le dita. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te.